Gradito ospite della Web TV di Oggi Sud, il vescovo della diocesi Catanzaro Esquillace, Monsignor Vincenzo Bertolone. Eccellenza, grazie innanzitutto della sua disponibilità e grazie di aver accettato il nostro invito. Sono io che ringrazio voi perché mi hai dato l'occasione di porgere gli auguri pasquali a tutti i calabresi attraverso il vostro mezzo televisivo Oggi Sud. Eccellenza. Ci addentriamo nella Pasqua, un momento nella Santa Pasqua, un momento di grande riflessione, di grande attenzione, soprattutto nel ricordare il sacrificio di Gesù Cristo. Ecco, in questi momenti in cui ci si sofferma tra le attese e tra anche la festa, quale messaggio vogliamo dare ai calabresi? La passione, la crocifissione e la morte di Gesù possono essere sia per i credenti, ma anche per chi non crede, un'occasione preziosa, soprattutto per chi o per fede o per curiosità partecipa ai sacri riti della Settimana Santa, in particolare, per esempio, per noi qui a Catanzaro. L'Anaca, che vede una grande partecipazione di fedeli, sono momenti in cui possiamo rientrare in noi stessi, esaminare la nostra anima, il tempo che abbiamo vissuto, quello che il Signore ancora ci concede, mettendoci allo specchio ed esaminando la passione, la crocifissione di Cristo alla nostra vita. Per chi è credente, questo poi acquista un significato ancora più prezioso, perché vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Quella risurrezione per noi è il punto più alto che abbiamo, su cui poggiamo la nostra fede, ma anche la nostra speranza. Nel frattempo in cui viviamo 10, 20, 30, 100 anni, sappiamo che abbiamo un'altra vita da vivere con Cristo. Questo significa che noi non finiremo in una tomba. Questo ci dà speranza, questo ci dà fiducia, che quello che cerchiamo di fare, quello che cerchiamo di seminare, può essere motivo di ulteriore crescita per chi viene dopo di noi, come una catena che parte da Cristo e continua finché non arriverà a Cristo. Gesù viene condannato pur sapendo che era un giusto. Non era il re dei giudei, non era un romano, quindi doveva essere ucciso perché non faceva parte di Cesare né di Roma. La legge che è diventato legalismo. Quello che è avvenuto a Cristo avviene nei secoli, ma da Cristo è nata la speranza, la fiducia nella vita. Ed è lì che si costruisce, non solo a livello ultraterreno, ma anche terreno, perché la giustizia prevalga, perché la legalità sia reale, perché gli uomini siano ritenuti tutti quanti uguali. Perché il rispetto alla fratellanza attecchiscano nei cuori. Da Cristo parte un messaggio potente che ci accompagna da 2000 anni e mi auguro possa accompagnare ancora tanti uomini nei secoli che verranno. Eccellenza, la Pasqua accomuna il momento della fede, della passione, delle tradizioni, il momento anche della festa, dove insomma le famiglie si incontrano, si rivedono con parenti anche lontani. Ecco, nella società di oggi, a suo avviso, la festa può distrarre dal momento della riflessione, dall'attenzione verso il significato della Santa Pasqua. La festa non dovrebbe distrarre di per sé dal significato profondo della festa religiosa. Di fatto però cosa succede? Che molti si fermano al Venerdì Santo, alla processione del Venerdì Santo, e con la fine della processione tutto è finito. E la nostra fede non si deve fermare al Venerdì Santo.
deve arrivare al giorno di Pasqua e celebrare il giorno di Pasqua sia da un punto di vista umano, familiare, momenti di pace, di gioia, ma anche momenti religiosi. Ringraziare il Signore che ci ha dato un tale Redentore e che la Chiesa ogni anno ci fa rivivere, riattualizzare per rendere più solida la nostra fede, più efficace, più operativa, perché il nostro cristianesimo non sia solo formale o di circostanza. In altre parole, detto in maniera semplice, tutti quanti, molta gente della nostra terra di Calabria parteciperà a riti, a processioni, vedrà il Cristo piegato, vedrà l'addolorata. Io dico loro, sono contento con voi, gioisco con voi, benedico questi vostri momenti che vivete, però non fermatevi a questo. Andiamo oltre, ravviviamo la fede, arriviamo alla domenica di Pasqua. Pasqua significa risurrezione, Pasqua indica pace, Pasqua indica fratellanza, Pasqua indica volerci bene. Passiamo da certi atteggiamenti non buoni ad atteggiamenti buoni, al rispetto maggiore degli altri, siano essi italiani, siano essi italiani, siamo tutti quanti figli del Signore, siamo figli di quella risurrezione. Eccellenza, i giovani di oggi, lei c'ha un osservatorio alto, privilegiato, attento. I giovani d'oggi li vede legati alla Chiesa oppure distratti da una società moderna che comunque sembra galoppare anche su strade diverse? Le sembrerà strano quello che le dico, ma ho visitato una quarantina di parrocchie negli ultimi mesi, fermandomi 2 o 3 giorni o una giornata, incontrando praticamente tutti gli alunni di tutti i nostri paesi, e constatato che i nostri ragazzi, siano di scuola elementare, sia di scuola media, sia anche di scuole superiori, dovunque sono andato, anche alla fine della giornata, con la meraviglia di molti insegnanti, mi hanno ascoltato per mezz'ora, 45 minuti, anche un'ora, con una attenzione, con un silenzio straordinario, al punto che molti insegnanti hanno detto: ma come fa a tenerli così? Non ho fatto nulla di straordinario, non ho detto nulla di straordinario. Mi sono limitato a dire determinate cose che penso siano arrivate al cuore. Sostanzialmente ho detto questo: tutti quanti vorremmo avere un benessere materiale ed è una cosa buona, ma non tutti possiamo avere tutto. Ma tutti possiamo avere un benessere spirituale, fatto di qualità umane, fatto di rispetto, di generosità, di lealtà, di amicizia. Tutti possiamo essere virtuosi, tutti ci dobbiamo dare un bagaglio interiore forte, tale da darci la capacità di gestire sia la povertà sia la ricchezza, sia situazione difficile come situazione con tanto equilibrio, padrone di noi stessi. Perché alcuni nostri fratelli 70 anni fa, a 20 anni, erano capaci di portare avanti una famiglia nella povertà assoluta, e noi oggi, dinanzi a una piccola difficoltà, subito ci arrendiamo. Ecco, dobbiamo avere dentro di noi capacità eccellenti, virtù eccellenti che si coltivano giorno per giorno. Non sono cose che ci cadono dall'alto, non basta che io le dica, dobbiamo convincercene. Ecco, in quest'ottica dico ai genitori: non dite a mio figlio non deve mancare nulla materialmente parlando, dite bene, ma questo aggiungete: a mio figlio non deve mancare nulla in termini di formazione umana, in termini di formazione spirituale, in termini di formazione sociale, in termini di relazioni belle. Lo dico agli insegnanti, lo dico ai catechisti, lo dico ai preti, lo dico a me. Aiutiamo i giovani ad avere una formazione completa perché li renda capaci di poter affrontare le difficoltà odierne. Naturalmente, in tutto questo, aggiungo anche che lo strumento con il quale viviamo tutti quanti la nostra giornata, cioè il cellulare, non diventi il nostro padrone,
non diventi l'unico compagno di viaggio, ma sia uno strumento da usare con saggezza, con equilibrio. Non dobbiamo farlo diventare una droga che esclude tutto il resto. Dialoghiamo solo con lui, utilizziamolo per quello che ci serve. In quest'ottica, allora, il rapporto con i giovani, se tutti quanti facciamo la nostra parte ed aiutiamo i giovani ad avere una bella maturità, possiamo pensare con fiducia a una Calabria diversa, una Catanzaro diversa, a famiglie diverse, stabili, più sicure, capaci di affrontare le difficoltà. E in tutto questo non viene meno, naturalmente, non escludo, anzi, lo do per certo, la presenza di Dio nella nostra vita, che non dobbiamo solo curare quando siamo bambini, che dobbiamo fare la comunione, la cresima, ma in tutto l'arco della nostra vita. Eccellenza, per concludere questa nostra chiacchierata, questa nostra intervista pregna davvero di grandi significati che sono emerse dalle sue parole, allora diamo un saluto ai calabresi, anche ai tanti calabresi che vivono all'estero, che attraverso appunto la web TV di Oggi Sud seguiranno la sua intervista, e un saluto quindi e gli auguri della Santissima Pasqua. Io voglio dire ai calabresi un pensiero che ho detto altre volte, lo ripeto anche stamattina. Andiamo al sepolcro per ringraziare il Signore che ci ha mandato Gesù. Ma per entrare al sepolcro ci dobbiamo abbassare perché è molto bassa la porta, quindi dobbiamo essere umili. Accostiamoci alla Pasqua, alla risurrezione di Cristo con umiltà. Specchiamoci nel Cristo, Lui è la bella copia, noi cerchiamo di essere una buona copia che lo imita. Se Cristo per noi è tutto, allora anche, no, anche i nostri rapporti cambiano, anche le difficoltà che abbiamo, sia soggettive, sociali, familiari che ci sono, li affrontiamo con uno spirito diverso. Cominciamo a cambiare noi stessi se vogliamo cambiare il mondo o la Calabria. E questa fiducia, questa speranza ci viene proprio dalla risurrezione di Cristo. La risurrezione di Cristo non cambia il mondo, lo so questo, ma può cambiare i cuori, come ha cambiato i cuori di Giovanni e di Pietro. Entrarono, videro e credettero. Il Vangelo è tutto lì. Maria Maddalena, che gli sembra di vedere un ortolano, Gesù la chiama Maria. E che abbiamo bisogno di sentirci chiamati dal Signore per nome. E una volta che ci chiama, seguiamolo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica: metti a capo, metti a bordo della tua vita il Cristo risorto, lasciati guidare dagli insegnamenti di Gesù e vai avanti. Questo è l'augurio più bello che faccio. Cristo ha bisogno di essere cercato, amato, seguito, imitato. E solo chi fa così celebra Pasqua ed in anno cresce in bontà, in umanità e porta il suo contributo nel luogo dove vive. Buona Pasqua. Grazie.